Oggi in questo video, raga, andremo finalmente a vedere quali saranno tutti i nuovi personaggi e tutte le nuove skin che usciranno nel pass battaglia della season 4 di Fortnite che sta per arrivare. Però prima, se anche voi non vedete l'ora che inizi il nuovo evento finale, avete 5 secondi per lasciare like e iscrivervi al canale. Altrimenti, se non vi iscriverete, vi perderete l'evento. Quindi veloci 5, 4, 3, 2, 1, iscrivetevi, tempo scaduto. Bene, ragazzi, sicuramente ormai lo sapete tutti, è stato attivato il nuovissimo timer dell'evento. Esattamente qua a spiaggia spietata, ragazzi, inizierà l'evento finale. Ma ne abbiamo già parlato nello scorso video, quindi guardatelo se non l'avete visto. Oggi parliamo infatti principalmente delle skin del pass battaglia. Però comunque, raga, voglio assolutamente atterrare alla spiaggia spietata perché è veramente fighissimo. Vedere appunto il conto alla rovescia che scende sempre di più. Poi, raga, più tardi nel video vi spiegherò anche come non perdervi l'evento, quindi mi raccomando, guardatelo tutto. Ok, mancano 2 giorni e 6 ore, ma non perdiamo altro tempo, iniziamo a parlare del pass battaglia. Come sapete, infatti, la nuova stagione di Fortnite uscirà il 16 agosto. Quindi, no, raga, non inizierà subito dopo l'evento, oppure un giorno dopo, ma uscirà appunto 6 giorni dopo all'evento finale di Fortnite. Quindi il 16 agosto ovviamente uscirà anche il nuovissimo pass battaglia con tutti i nuovi personaggi, le nuove skin da sbloccare ovviamente. Bene, raga, la cosa bellissima è che con l'ultimo aggiornamento che è uscito su Fortnite tipo 2-3 giorni fa abbiamo praticamente scoperto delle nuove possibili skin che potrebbero arrivare all'interno di questo pass battaglia, raga. Ad esempio, raga, sapevate che il boss del vagabondo di Fortnite è in realtà Dottor Doom? E non Allora, raga, però prima raga, di concludere vi devo spiegare Marvel. Meglio. Ma aspettate un attimo, raga, aspettate un attimo. Ma raga, se ci pensate, se veramente Dottor Doom è il vagabondo, bene, finalmente nella prossima stagione 4 di Fortnite all'interno del pass potrebbe uscire la skin del vagabondo. In effetti, raga, questa skin ancora non è uscita nello shop di Fortnite, non è in nessun pass battaglia, non è in nessun bundle. Quindi, raga, sono sicuro che prima o poi uscirà ed è molto probabile appunto che sarà nella stagione 4 oppure eventualmente in una prossima stagione futura, però sicuramente, raga, uscirà. Quindi magari potrebbe uscire una skin di Dottor Doom con uno stile proprio del vagabondo. Beh, ovviamente, raga, questa è soltanto una teoria, però adesso vi devo parlare di un'altra cosa fondamentale. Ovviamente, raga, prima vi ricordo di scrivere nei commenti il vostro ID di Fortnite, così almeno nelle prossime live che faremo sul canale farò il provino ad alcuni di voi. Quindi mi raccomando, spammate il vostro ID nei commenti e ricordatevi di iscrivervi, raga, la cosa più importante. Bene, però vi stavo dicendo che cavolo non so parlare. Vi stavo dicendo, appunto, vi devo parlare di una cosa fondamentale, un cambiamento, raga, ai pass battaglia di Fortnite che avverrà appunto nelle prossime stagioni. Cioè, dalla prossima stagione 4, raga, Fortnite cambierà completamente i pass battaglia. Credo che tutti quanti, raga, sappiate al 100% che le skin che escono nei pass battaglia sono completamente esclusive. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se ad esempio io ho questo pass battaglia della stagione 3 di adesso e ho sbloccato tutte le skin, beh, quelle skin, raga, ce le avrò soltanto io e nessuno potrà mai comprarle dallo shop. Quindi, raga, non torneranno mai nel negozio le skin di un pass battaglia. Bene, ragazzi, questa cosa sta per essere completamente cambiata. Infatti, dalla prossima stagione 4, raga, le skin collaborazione, quindi attenzione, raga, solo le skin collaborazione che usciranno nei pass torneranno probabilmente nello shop dopo diversi mesi. Quindi, raga, no, purtroppo le vecchie skin tipo l'Iron Man originale, Wolverine, eccetera, quelle non torneranno originale, magari torneranno in versione rifatte, però attenzione, perché dalla prossima stagione 4, bene, tutte quante le skin che shopperete nel pass battaglia, beh, potrebbero tornare nello shop. Quindi anche i vostri amici che magari shopperanno il pass mentre voi non potete, beh, tranquilli, raga, potete comunque ottenere le skin che avranno loro, raga. E tra l'altro c'è un altro nemico qua, che cavolo. Vi devo assolutamente parlare invece di un'altra skin che molto probabilmente uscirà nel pass battaglia. Tanto scrivete nei commenti, raga, se secondo voi ha senso oppure no che Fortnite rimetta appunto le skin collaborazione anche nello shop. Beh, secondo me, raga, ci può stare. Da una parte l'importante è che le skin di Fortnite rimangano appunto esclusive nei pass battaglia. Passiamo appunto alla prossima skin, raga, che riguarda proprio la donna invisibile. Infatti, raga, questo supereroe, diciamo dell'universo Marvel, ma appunto dei Fantastici 4, molto probabilmente sta per arrivare su Fortnite. Come faccio a saperlo? Beh, oltre a aver distrutto il cespuglio, vi dico che praticamente, raga, è stato trovato all'interno dei file di gioco circa un mesetto fa un potere, esatto, un potere dell'invisibilità, che sembra proprio riguardare appunto la donna invisibile. Infatti questo potere avrà determinate abilità che sono appunto le stesse del personaggio della donna invisibile. E ovviamente, ragazzi, visto che è una stagione a tema Marvel, è molto molto probabile che vedremo appunto una skin del genere all'interno del pass.
Potrebbe essere, ovviamente, raga, tutte le cose che vi dico non sono confermate al 100%, ma sono comunque teorie molto affidabili, quindi mi raccomando, ascoltate bene e killiamo anche quest'altro, raga, perché veramente non ne posso più. Bene, abbiamo parlato praticamente di Dr. Doom Vagabondo, insomma, praticamente, raga, di una nuova versione del Vagabondo, con però la faccia di Dr. Doom, che probabilmente potrebbe uscire nel pass battaglia, della Donna Invisibile anche. Però, attenzione, torniamo un attimo a parlare invece dell'evento finale, che tra l'altro possiamo vedere il timer, raga, si legge veramente benissimo. Ok, è praticamente fermo, mi sa che si è buggato, ma non importa. Dobbiamo appunto tornare a parlare dell'evento, perché moltissimi praticamente, raga, non ci stanno capendo niente, magari guardano su TikTok le cose, e TikTok, raga, è pieno di fake news, quindi attenzione. Infatti, raga, l'evento finale sarà in battaglia reale, molto probabilmente, al 99%, raga, sarà disponibile in battaglia reale. Quindi cosa dovete fare? Voi praticamente entrate su Fortnite più o meno verso le 19:30 di sabato, ricordo sabato 10, quindi questo sabato qua ci sarà l'evento su Fortnite. Bene, verso le 19:30 entrate su Fortnite e startate semplicemente una battaglia reale. Purtroppo, raga, si potrà essere killati. Esatto, raga, è molto probabile che si potrà essere killati. Quindi, beh, mettetevi a camperare oppure sperate di fare teaming con i nemici, perché altrimenti, raga, se venite killati vi perdete l'evento finale. Ma tranquilli, raga, che saremo in live a vederlo anche noi. Quindi, se ve lo perdete, potete passare sul canale e lo trovate qua su YouTube, ovviamente. Ok, fermi, raga, adesso voglio vedere insieme a voi questo trailer che ci va tipo a svelare alcune cose riguardo le costellazioni di Fortnite. Siamo praticamente nella stanza di Hope, di questo personaggio che a quanto pare, raga, gioca tipo con le costellazioni. Bene, queste costellazioni riguardano proprio la prossima stagione di Fortnite. Ve ne ho già parlato praticamente nello scorso video, o meglio qualche video fa, appunto, di queste costellazioni. Come vedete, ragazzi, ce n'è una che riguarda proprio Dr. Doom, ovvero appunto i suoi occhiali, cioè la sua maschera, non proprio occhiali, diciamo. Poi, ragazzi, abbiamo un'altra cosa super interessante, questa immagine. Cos'è questa immagine? Bene, ragazzi, questa immagine è qualcosa di veramente assurdo, è stato svelato appunto su Fortnite un po' di tempo fa, questo sfondo che dovrebbe essere a quanto pare quello della prossima stagione 4. Vediamo un sacco di skin Marvel, dei Fantastici 4, vediamo anche Wolverine, però, raga, Wolverine è confermato che non tornerà, visto che praticamente, raga, è già stato aggiunto su Fortnite con l'evento Deadpool e Wolverine, quindi, beh, Fortnite non può di certo mettere un'altra skin ancora nel pass battaglia. Perciò, ragazzi, sì, a quanto pare quella schermata con tutte le skin Marvel che fanno casino, fanno risa, eccetera, beh, non è fake, ovviamente, però non è nemmeno chissà quanto affidabile, perché appunto lì c'è Wolverine, ma Wolverine non tornerà. Magari potrebbe tornare solo come boss, ma non come skin. Potrebbe essere, mi sembra strano, ma potrebbe essere. Comunque, raga, è assurdo che in tutta la partita non ho trovato un cavolo di pompa verde. Cioè, c'ho quello bianco ancora, oh mio Dio. Oddio, cavolo, mi è venuta a mente una cosa assurda, raga, ve la dovevo assolutamente dire. Ok, sappiamo appunto che il timer dell'evento si trova alla Spiaggia Spietata, e questo l'abbiamo visto. Però, a quanto pare, raga, una fase dell'evento non sarà Spiaggia Spietata, ma appunto all'inizio succederà tutta Spiaggia Spietata, dopodiché però succederà qualcosa proprio qua accanto al Pozzo Porpureo. Cosa di preciso non lo sappiamo, ma probabilmente esploderà qualcosa. Infatti, a quanto pare, raga, sottoterra, esattamente in questa zona, sarà trovato il vaso di Pandora, e praticamente, raga, potevamo già vedere all'interno di questo evento della vecchia stagione, raga. Praticamente questo è l'evento della Season 1 Capitolo 5, che è veramente stato molto molto figo, e in cui abbiamo visto appunto per la prima volta il forziere di Pandora, raga. Guardate là, questa mano lavica che lo tiene in mano. Bene, quello è praticamente lo scrigno che contiene tutta l'energia, tutta la storia, appunto, del capitolo 5. È un po' praticamente, raga, come se fosse il punto 0 2.0, scusate il gioco di parole. Allora, raga, però prima di concludere vi devo spiegare meglio e devo fare alcune correzioni su quello che ho detto praticamente all'inizio del video riguardo il ritorno appunto di alcune skin dei vecchi pass battaglia all'interno di Fortnite. Da quello che ha detto Epic, praticamente dalla prossima stagione appunto tutte le skin del pass battaglia, quindi non soltanto quelle collaborazione, ma tutte le skin dei pass battaglia prossimi potranno tornare appunto dopo 18 mesi dal primo pass battaglia in cui sono uscite, potranno tornare nello shop. Mentre per quanto riguarda invece le skin collaborazione, beh, effettivamente anche quelle vecchie, quindi ad esempio Iron Man, ad esempio Wolverine, ad esempio altre skin dei vecchi pass battaglia di diversi anni fa, insomma, quelle potrebbero comunque tornare. Mi raccomando, raga, codice Nax con 2x, mettetelo adesso nello shop. Bella, ragazzuoli.